Allora, incominciamo con la storia. E questa storia è stata sollecitata, diciamo, presentata da uno storico molto importante, importante nel campo, che si chiama Frank Snowden. Lui è un esperto del periodo fascista in Italia, insomma di quella fase storica del nostro paese. Ad un certo punto ha messo insieme un po' di informazioni e ha costruito una tesi. Qual è la tesi di Snowden? Che nel biennio dal 42 al 46, nell'Agro Pontino, a qualche chilometro da Roma, si è consumato il primo esempio nella storia di guerra batteriologica. In questo grafico viene riportato l'andamento della malaria in tutta Italia. Guardate che interessante quel piccolo picco che sta tra il 40 e il 45. Quelli sono i casi che sono avvenuti a Latina, nell'Agro Pontino, che alzano tutta la media nazionale. Ovviamente con tutta l'operazione poi condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, con il chinino, il DTT, viene rimessa sotto controllo e quindi si realizza quella che Cambellotti, artista pontino, ha dipinto nel quadro della redenzione dell'Agro Pontino. Questa caratteristica, vedete, su quelle mani ho appoggiato due molecole. Possiamo considerare quelle due molecole, la molecola sinistra e la molecola destra. Sono diverse. Per farvi vedere che sono diverse, sulla destra ho riportato quei modellini. Guardate, sotto ci sono tre scatole che stanno nella stessa posizione. Sopra invece ci sono le due molecole allo specchio. Allora, senza entrare nel dettaglio, ve li ho evidenziati con gli asterischi. Ognuno di questi asterischi identifica un atomo di carbonio che può avere una configurazione corrispondente alla mano sinistra o alla mano destra. E dato che ce ne sono quattro, di questi centri ce ne sono, qui sono indicati 1, 2, 3, 4, 5, tutti questi sono, pensate quante possibili combinazioni ci sono. Bene, innanzitutto cerchiamo di capire come è fatto un globulo rosso. Un globulo rosso fondamentalmente è pieno di una sostanza che qui viene ingrandita, che si chiama emoglobina. E qui c'è l'esploso di che cosa sia l'emoglobina. Fondamentalmente una proteina grossa contenente quattro atomi di ferro in quattro posti distinti. Questi atomi di ferro sono capaci di agganciare l'ossigeno e veicolarlo dai polmoni ai tessuti. Poi agganciano l'anidride carbonica e la riportano indietro. Benissimo. Se un parassita entra nel globulo rosso e vuole replicarsi, la prima cosa che deve fare è mangiare. Se sono portatore sano di anemia, ho una chance di eliminare i globuli rossi infettati. E allora capite bene perché in quella mappa africana le due corrispondenze di colore fanno vedere che dove c'è malaria c'è un'alta incidenza di anemia mediterranea, perché gli individui malati di anemia mediterranea, i portatori sani, hanno una più alta probabilità di liberarsi della malaria. È geniale questa cosa. E questo è il motivo per il quale ancora oggi in Sardegna, in Sicilia, anche nell'Agro Pontino, la zona mediterranea appunto, dove nel bacino mediterraneo c'erano alti casi di malaria, c'era anche un'alta incidenza di questo. Per eccitarla ho bisogno di radiazione di opportuna frequenza. Il verde non fa assolutamente nulla. Se ci passo il rosso, mandiamolo, mettiamo in camera, tanto così si vede uguale, non succede assolutamente nulla. Che succede se ci passo il puntatore ultravioletto? Eccolo. Poi loro, quando vanno giù, emettono luce. Come lo faccio di solito? Con l'energia elettrica che metto nel tubo del neon. Ma se io uso un campo elettromagnetico esterno, quello è molto forte, magari ottengo la stessa cosa. Avvicino il neon e si accende. Non solo si accende fino dove ho la mano. Se sposto la mano, si accende fin dove ho la mano. Perché? Chiudo il circuito. Ma posso produrre luce direttamente dalla chimica? Posso farlo, assolutamente sì. Questo settore, questo ambito della chimica si chiama chemioluminescenza, ovvero una reazione chimica in grado di produrre luce, quello che fanno le lucciole.
non è necessario poi capire per forza tutto, ma a volte è necessario capire che certe cose è difficile capirle. Non ci possono mettere le mani tutti, perché qui per studiare un singolo passaggio ci si può spendere una vita. E allora quando arriva, diciamo, il venditore di turno o il medico improvvisato di turno che vuole dare spiegazioni o vuole argomentare mettendo insieme delle nozioni di cui non sa nemmeno l'origine, può far danno, guardate che può far danno. Poi fatelo con i genitori,